collaborazione con sportoutdoorviaggi.it, Marco, Hosys Technology, cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Omoboni al consueto appuntamento settimanale con Sportdoor.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo. Siamo in onda tutto l'anno con vari format televisivi estivi ed invernali che parlano di mare e di montagna sulle migliori TV private italiane, diverse TV nazionali ed ora anche sul nostro canale Sportdoor.tv sulle migliori e più importanti smart TV europee di ultima generazione. Puntata questa tutta dedicata alla motonautica. Siamo nella bellissima Rodi Garganico in Puglia, la perla del Gargano, per la prima prova del campionato mondiale offshore classe 3, gara valida anche come campionato italiano offshore. Un grande evento, questa è la bellissima Marina di Rodi Garganico, un evento organizzato da Marino Masiero, che gestisce questa bellissima marina. Marino Masiero, che andremo a sentire ai nostri microfoni, che è anche il vicepresidente nazionale di Assonautica. Vedete proprio la presentazione. Marino Masiero gestisce anche il porto di Chioggia, il porto di Francavilla in Adriatico. È un uomo che vive di mare e di nautica e di motonautica. Prima edizione della gara di Rodi Garganico l'anno scorso, grande successo, rivoluta quest'anno ancora. Avete visto anche un personaggio importante, non è un errore, Cristian Ghedina, che poi andremo a sentire, il grande campione di sci che da quest'anno corre anche in motonautica. Eccolo qui proprio inquadrato in questo momento, uno dei più grandi campioni dello sci, tre podi mondiali e nelle varie discipline, soprattutto la discesa libera, e ha corso in auto e da quest'anno, grazie a Giampaolo Montavoci, corre anche in offshore, esibizione di freestyle. Un grande evento, un grande happening con tanta mondanità, l'offshore degli anni d'oro, degli anni 80, primi anni 90. Tutto questo grazie a Marino Masiero, che sentiamo ai nostri microfoni. È un evento di carattere internazionale, mondiale, quindi andremo su tantissime televisioni, siamo già sui giornali. È un evento di promozione del territorio attraverso lo sport e la socialità che questo comporta. Si promuove l'attività turistica, l'attività del turismo costiero di cui tanto si parla, ma che ha bisogno di trovare questi ingranaggi per poi essere proiettata nel panorama internazionale del turismo. Una 4 giorni, come è stato strutturato tutto l'evento? Abbiamo avuto i primi giorni di prove libere, prove ufficiali, poi la gara venerdì, sabato ieri era stato un momento di messa a punto di mezzi e dei motori, questa mattina le prove speciali, oggi pomeriggio l'ultima gara, la gara lunga, quella più importante. Le condizioni del mare sono impegnative, avremo sicuramente un grande spettacolo. Ecco, tra invitati sportivi e non, quanta gente più o meno è giunta qui? Il circus in sé porta 500 persone tra federazione, cronometristi, direttore di gara, lo staff tecnico e meccanico. Contiamo di avere circa un 3.000 presenze in più in questo weekend, ma quello che è importante è che questa promozione sportiva, questo evento sportivo, attira turisti da tutto il mondo nei prossimi mesi. Quanto è importante per il luogo? Molto, perché questo è un momento di animazione collettiva, è un momento di costruzione di quel tessuto socio-economico che poi serve ad avere l'entusiasmo per portare avanti tutte le attività di promozione del turismo costiero del Gargano. Belle le parole di Marino Masiero, la motonautica come veicolo per il turismo. Infatti quest'anno sul Gargano record di presenze per i tanti eventi che ha organizzato la comunità locale, ma soprattutto grazie anche al successo di questo campionato mondiale offshore. 7 barche da 4 nazioni, Francia, Belgio, Norvegia e chiaramente l'Italia. L'Italia gestisce il titolo di campione del mondo, titolo mondiale vinto l'anno scorso a Cagliari da Andrea e Lorenzo Bacchi, vice campioni
Baroni, Alex Baroni e Serafino Barlesi, l'Italia come sempre domina a livello mondiale per quanto riguarda la motonautica. Il 60-70% dei titoli a livello mondiale sono vinti da piloti italiani nelle varie discipline, e in Italia si disputa il 50% delle gare a livello mondiale. Gara di Rodi Garganico, abbiamo detto, gara di apertura del mondiale che poi si è disputato a luglio in altre due gare in Norvegia, Tvestrand e Larvik. L'Italia ha vinto, poi lo vedremo, con Serafino Barlesi secondo lo scorso, ma quest'anno campione del mondo. La gara di Rodi Garganico era valida anche come prima prova del campionato italiano, che proseguirà a settembre con la gara di Cervia, poi la gara di Napoli, la gara di Cagliari riconfermate, poi a ottobre si recupera la Pavia Venezia, il 9 di ottobre, poi il 16 Como. Un inizio di stagione molto difficile per le condizioni diciamo dell'acqua, tante gare sospese, problemi diciamo amministrativi e non solo, però una grande stagione qui in mare aperto, problemi non ci sono, e quindi si è disputata una bellissima gara, gara corta e gara lunga. Nella gara corta vittoria di Serafino Barlesi assieme ad Alessandro Baroni, davanti al duo François Pinelli e Roberto Loppiano, terzo Andrea Bacchi e Lorenzo Bacchi, poi norvegesi fuori, peccato montavoci. Questo per quanto riguarda gara 1. Le immagini si rifiniscono a gara 2, la vittoria qui è andata al duo Serafino Barlesi assieme a Alessandro Baroni, davanti al duo Bacchi e Andrea e Lorenzo Bacchi, poi terzo Demitri assieme a Diego Cardazzo, e si è ritirato anche Giampaolo Montavoci assieme a Cristian Ghedina. Abbiamo visto in presentazione e lo diremo quest'anno la notizia clou, appunto, parlavamo dei tanti VIP, Cristian Ghedina, sì, proprio lui, il grande campione di sci, ben 3 podi mondiali, 17 podi a livello mondiale nella Coppa del Mondo, famoso per la spaccata nell'Anecam, la mitica discesa libera di Kitzbühel, uno dei nomi storici dello sci della montagna invernale, ha corso tanti anni in automobilismo e da quest'anno corre assieme a Giampaolo Montavoci, presidente della commissione offshore, diciamo longa manus assieme a Marino Masiero per quanto riguarda l'offshore a livello italiano e non solo, una grande manifestazione, grandi personaggi, una bellissima località come abbiamo visto. Quindi una vittoria per quanto riguarda Rodi Garganico fra Barlesi e il duo Bacchi, perché poi Barlesi assieme agli altri si è trasferito in Norvegia, e possiamo già dire, le immagini sono sempre di Rodi Garganico, ma possiamo dire che il duo Barlesi con la sua barca Banca Generali qui a Rodi Garganico è arrivato un primo, un secondo, 700 punti per lui davanti a 625 all'imbarcazione appunto dei norvegesi, e terzo Pinelli secondo e terzo, quindi tutto decisivo per la gara in Norvegia. E in Norvegia Serafino Barlesi si è confermato il migliore, infatti in Norvegia a Tvestrand la gara 1 è stata vinta da Pinelli assieme a Saul Bubacco in 42.50 davanti a Barlesi e Calò, terzo i norvegesi Sundland e Braten, quarto Amato e Loppiano, questa per quanto riguarda gara 1. In gara 2 la vittoria è andata al campione Serafino Barlesi del circolo canottieri Aniene, che ha corso insieme a Francesco Calò, davanti ad Alfredo Amato e Roberto Loppiano, secondi classificati, terzo François Pinelli assieme al veneziano Saul Bubacco. Quindi la vittoria è andata nettamente a Serafino Barlesi, che si è imposto appunto in questo campionato mondiale. Nella terza prova, infatti, a Larvik la vittoria è andata al duo norvegese Erik Sundvald assieme a Pal Vajrvik, Barlesi e Calò, Calò del 74 e Barlesi del 53, con questa seconda piazza, essendo fuori François Pinelli e Saul Bubacco e Amato e Loppiano, sono i campioni del mondo 2022. Un grande risultato per Serafino Barlesi, perché è il terzo titolo mondiale nel 17-20-22, vice campione l'anno scorso a Cagliari, e primo titolo mondiale per Francesco Calò. Quindi una grande soddisfazione al comando del campionato
campionato italiano, ma campioni del mondo. Le immagini, lo ripeto, si riferiscono alla gara di Rodi, ma si è già disputato il campionato mondiale che componeva di tre gare. Questa è Rodi Garganico, poi due gare in Norvegia, a Tvestrand il 6-10 di luglio e poi la settimana dopo a Larvik, sempre in Norvegia. La Norvegia è una grande tradizione, gli anni d'oro si correva da Arendal, sempre nel sud della costa, quest'anno invece Norvegia è una grande tradizione appunto legata alla motonautica, quindi premiata dalla Federazione Mondiale con l'assegnazione di ben due gare dopo il mondiale assegnato all'Italia l'anno scorso. Rodi Garganico gara 1 per questo campionato mondiale, tante barche abbiamo visto al via, ben 7 barche da 4 nazioni. Poi andremo a sentire le interviste di Rito e sentiremo anche Christian Ghedina. Appunto, questa è l'imbarcazione, il D1, l'imbarcazione Space Power di François Pinelli e Roberto Loppiano, Corso Doc François Pinelli assieme al romano Roberto Loppiano, e come terzo diciamo pronto a subentrare Alvise Beltrame. E questa è l'imbarcazione il D20, questo merita due parole, Banca Generali. L'imbarcazione appunto è un Victory, il cantiere che ha dominato l'offshore negli anni 90, il cantiere appunto quando gli Emirati Arabi Uniti sono venuti a correre in Europa nel mondiale nel 92, ci fu la prima gara negli Emirati Arabi Uniti. Nel 93 il Victory arrivò con tre barche, tre famosi trotter americani assieme a un equipaggio degli Emirati Arabi Uniti, e poi si sono fatte le loro imbarcazioni, e praticamente il Victory assieme all'Argentina Boat sono le imbarcazioni più diciamo costruite, più importanti nel mondo dell'offshore. Questa che vedete, anche questo è un Victory motorizzato Mercury con due motori appunto da 200 cavalli. Questa è appunto la livrea di François Pinelli. Comunque Victory che dopo aver dominato l'offshore classe 1, o meglio la classe 1 in Europa, ha terminato il suo ciclo vitale, non ci sono più imbarcazioni, si corre in America, in Florida c'è un campionato appunto riservato alla classe 1, ma gli americani nel mondo dei motori hanno le loro idee, hanno le loro classiche, le loro gare, come la Formula Indy, la Formula 1 automobilistica ha delle difficoltà, hanno le 24 ore di Le Mans, di Daytona e non solo, e anche in offshore hanno le loro categorie open, soprattutto la gara più importante è in America, è Key West, la prima settimana di novembre. Questo per quanto riguarda la classe 1. Nella classe 3, 7 barche a via, un buon numero. C'è anche il campionato Isket, che ha già fatto una gara a Fujairah, sempre negli Emirati Arabi Uniti, e poi ci sarà le gare di fine stagione a novembre. Per l'offshore classe 3 invece questo mondiale, Rodi Garganico, Tvestrand e Larvik in Norvegia, vinto come sempre dall'Italia, e questo ci fa solo che piacere, e poi soprattutto un grande campionato italiano, perché dopo la gara di Rodi Garganico a seguire ci sarà il primo weekend di settembre la gara di Cervia, e anche qui non mancate chi può presenziare e partecipare. Questo nel frattempo è il D8 Osis Technology di Francis Noschel assieme a Fabio Magnani. Questo diceva appunto di un altro tipo di imbarcazione, è l'Argentina Hot Boats. Questo che vedete è il D2 dei norvegesi Braten e Sundbland, appunto, che sono venuti a gareggiare in Italia per poi darsi da fare nelle loro gare norvegesi. Dicevamo delle gare italiane, da non perdere la gara di Cervia il primo weekend di settembre, 17-18 di settembre la gara di Napoli, una delle patrie storiche della motonautica italiana. Napoli con la sua storia, la sua tradizione, i suoi grandi nomi, i suoi grandi campioni, il vicepresidente Achille Ventura, presidente del circolo canottieri, che è uno dei circoli più importanti per lo sport, non solo per la motonautica, organizza un grande evento appunto il 17-18 di ottobre. Poi la gara di Cagliari, sempre il campionato italiano dopo il successo del mondiale 2021, e poi a ottobre l'appuntamento con la motonautica continua, e continua alla grande, perché dal 7 al 9 di ottobre è in calendario, condizioni meteo permettendo, la Pavia Venezia in calendario il primo weekend di giugno, poi per le condizioni difficili del Po, ricordo Pavia Venezia è il ride motonautico più lungo al mondo, oltre 400 km da Pavia sul Ticino, poi sul Po, Ponte della Becca, si arriva sino a Venezia.
appunto nella Laguna Veneta, quindi l'abbiamo detto 7-9 di ottobre, e poi un'altra classica della motonautica, la mitica 100 miglia dell'aria, una gara che si corre, pensate, da lontano 1949, appunto organizzata dal Yacht Club di Como assieme alla Mila, insomma una grande classica 100 miglia dell'aria, che una volta era tutto lago, adesso sono dei giri appunto davanti al appunto a Como. Qui vedete giro dopo giro la galoppata vincente di Serafino Barlesi, è importante il risultato, infatti Barlesi è riuscito diciamo ad avere la meglio grazie ai suoi piazzamenti, grazie alla costanza dei suoi risultati, ha vinto quando era necessario vincere, si è piazzato in seconda posizione quando era importante. Anche qui vedete bello questo duello fra le Space, l'imbarcazione Space Power di Pinelli e Roberto Lopiano, e poi appunto Banca Generale di Serafino Barlesi, Alessandro Barone e Francesco Calò. Vedete proprio l'arrivo finale, l'imbarcazione sulla destra rossa e Banca Generale di Serafino Barlesi, due barche gemelle, sono due imbarcazioni Victory con due motori Mercury da 200 cavalli e alla meglio, come vedete, all'arrivo proprio Serafino Barlesi, una vittoria strameritata quella di Serafino Barlesi, che ci piace ricordarlo, è uno degli piloti storici, non è più giovanissimo, ma ha l'amore, ha la costanza, ha la passione proprio di un pilota giovane, corre, lo possiamo dire, da quasi 30 anni, con ottimi risultati nelle varie categorie e non molla, e questo ci fa solo che piacere, e questo suo titolo di campione del mondo 2022 fa ancora maggior voglia di, e sicuramente lo vedremo sempre presente, è un ragazzino, bravo Serafino, bravo per la tua costanza, la tua passione, appunto, poi anche lui rappresenta un circolo importante per lo sport italiano, il circolo cantieri Aniene, non parlato lungamente del circolo cantieri Napoli, ma anche il circolo cantieri Aniene per quanto riguarda le varie discipline sportive è sicuramente uno dei circoli all'avanguardia per quanto riguarda il mondo dello sport. Qui vedete questo bello, questo duello, l'imbarcazione bianco-rossa Banca Generale di Barlesi, Barone e Calò, l'imbarcazione bianca, abbiamo visto nell'inquadratura precedente lo spunto di Serafino Barlesi, e qui invece Pinelli in virata riesce interno in boa a stringere, però poi perde aderenza, vedete, perde, stringe, richiude ed è nettamente avanti, Barlesi è costretto ad allargare, quindi perde un attimino di importanza ed è subito dietro. Un duello questo che è stato veramente leitmotiv della gara di Rodi Garganico ed è stato anche leitmotiv delle gare norvegesi, peccato poi che Pinelli assieme a Saul Bubacco, qui correva con Roberto Lopiano, ha vinto gara 1 per Aft Vestland, poi purtroppo ha perso in gara 2, e questo abbiamo detto è la costanza del piazzamento, perché in gara 2 Pinelli assieme a Saul Bubacco, che ha sostituito Roberto Lopiano, perché Roberto Lopiano aveva la sua imbarcazione, ha vinto gara 1, ma non è riuscito a concludere gara 2, così come appunto i norvegesi Sundbland e Brate, che non sono partiti, quindi vittoria strameritata di Barlesi e Calò davanti a Alfredo Amato e Roberto Lopiano. C'è stato un mix di equipaggi, appunto di cambiamenti last minute, proprio perché era importante arrivare, e uno dei segreti appunto di Barlesi è essersi piazzato in tutte le gare, o primo o secondo, alla fine contano i punti, sommatoria dei punti ottenuti, quindi vittoria strameritata con 1700 punti, ricordiamo 400 punti al primo, 300 punti al secondo, 225 punti al terzo, 169 e via così a scendere, ogni gara da questo punteggio, alla fine sommatoria dei punti ottenuti e si stabilisce il vincitore di questo titolo mondiale. Andato meritatamente e allarghiamo i complimenti a tutti gli appassionati della motonautica, che saranno contenti e fieri di capire
che un grande come Serafino Barlesi si è meritato questo titolo mondiale. Questo è il D69, l'imbarcazione è qui, Giampaolo Montavoce e Cristian Ghedina. Bella questa inquadratura, bravo il nostro Marco Roma che sta montando questa puntata. Non è un assetto ottimo, infatti non concluderà la gara. Questo è una costruzione, un Rauti, anche lui motorizzato con due motori da 200 cavalli Mercury, però non è un assetto perfetto, infatti è costretto al ritiro. Quindi gara sfortunata per Cristian Ghedina per quanto riguarda appunto gara 1, che si è ritirato. Gara 2 è arrivato in quarta posizione per quanto riguarda il mondiale, per lui quindi poi non è andato nelle gare in Norvegia, però Montavoce è arrivato terzo per quanto riguarda in gara 2 in 50.06, 47.53 la vittoria di Andrea Bacchi e Lorenzo Bacchi davanti a Barlesi, Barone e Calò, terzo Giampaolo Montavoci e per quanto riguarda il campionato italiano quarto per quanto riguarda il mondiale. La bandiera a scacchi, la vittoria abbiamo detto in gara 1 è andata a Barlesi e Barone, la gara 2 invece è andata la vittoria ad Andrea Bacchi. Ricordiamo, ogni prova del mondiale c'è gara 1, una gara corta e una gara lunga, in genere il venerdì o giovedì e gara 1 e poi il sabato o la domenica le gara 2. Quindi alla fine di questo mondiale sono state 6 le prove, titolo mondiale vinto da Serafino Barlesi assieme a Francesco Calò. Invece per l'italiano la lotta è ancora aperta, al comando ci sono Serafino Barlesi e Alessandro Barone assieme a Francesco Calò, e però il duo Bacchi, Lorenzo e Bacchi, che normalmente Lorenzo voleva smettere di gareggiare, oltre 30 anni che corre in motonautica, Bacchi è la famiglia di Boretto, a Boretto Po c'è la più alta concentrazione di piloti di motonautica, oltre 150 piloti che hanno vinto le interviste ad Andrea Bacchi. Lorenzo doveva smettere, ma ha voluto essere vicino a suo figlio Andrea per supportare il titolo vinto a Cagliari l'anno scorso. Oggi era una giornata un po'... non sapevamo come poteva andare. Stamattina il mare era abbastanza mosso, ma non era del tutto il nostro mare. E oggi pomeriggio, quando siamo usciti col gommone per guardare com'era fuori, abbiamo capito che oggi avevamo una possibilità. Ho la fortuna di avere mio papà di fianco, perché sul mosso ci sono lui e Carpitella, non c'è nessun altro, e quindi non poteva andare meglio. Siamo partiti sicuri e sapevamo di quello che potevamo fare. Abbiamo una forza assieme che è quasi impossibile raggiungere tra amici, tra papà e figlio. Io non volevo più correre perché è già 30 anni che corro. Lui ha corso con Carpitella, ha vinto il mondiale, però mi hanno fregato, mi hanno detto: dato che ci sei, quest'anno vinci te. E allora io devo vincere per forza. Oggi è una gran bella gara. Abbiamo fatto 4 giri cercando di portarci, diciamo, al secondo posto. Il primo in questo caso aveva indovinato l'assetto, l'elica, ed era imprendibile, però il secondo posto era gestibile. Però abbiamo avuto, dopo 4 giri di guerra, abbiamo avuto il trim che ha ceduto e quindi non potevamo più regolare l'assetto bene della barca, e quindi ci siamo dovuti accontentare del terzo. Non si vince sempre, comunque un motivo tecnico c'era. Si è rotto il trim al primo giro, avevamo una barca non trimmabile, si è spento più volte il motore, come avete visto, e siamo riusciti a riaccenderlo. Comunque un secondo posto oggi con questo mare è comunque soddisfacente. Oggi mi sono divertito, anche se siamo arrivati quarti mi pare, però eravamo belli competitivi, c'è stata un po' di confusione in partenza, non si capiva cosa, siamo partiti male. Però col mare così è bello, un gran throttleman con Giampaolo, è veramente bello, divertente, poi mi dava le linee, poi si è rotto subito l'auricolare, il microfono, è entrata acqua, non ci parlavamo più, eravamo tutti e due concentrati al meglio per fare una gara meglio che si poteva, però è stato bello, il mare era bello mosso, ci vuole insomma. Contenti e soddisfatti i protagonisti del mondiale offshore qui a Rodi Garganico, gara valida anche come prima prova del campionato italiano. La stagione proseguirà dopo il mondiale norvegese, la gara di Rodi Garganico a Cervia, Napoli, Cagliari, poi la mitica Pavia, Venezia ad ottobre e la chiusura della stagione a Como con la 100 miglia dell'Ario. L'Italia sempre protagonista.
titolo mondiale vinto da Serafino Ballesi assieme a Francesco Calò, protagonisti assieme anche ad Andrea e Lorenzo Bacchi, François Pinelli e Saul Bubacco, che vediamo nel podio della gara di Rodi Garganico, protagonisti nel finale della stagione. Grazie per averci seguito, l'appuntamento ritorna settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza, sempre con Fin Power Boat, il magazine televisivo della Federazione Italiana Motonautica, in onda su sportdog.tv, la multipiattaforma TV e web, tutto dedicato allo sport e al turismo. Ciao e alla prossima occasione da Floriano Moboni. sportoutdoorviaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Liguria e della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. Marco, leader mondiale nella produzione di pompe elettroniche ed avvisatori acustici. Salice, fatti di sport. Osis Technology, nei nostri tubi scorre passione. Collaborazione con sportoutdoorviaggi.it, Hosis Technology, Marco.